Continuano i ritrovamenti dei gatti morti a causa dell'avvelenamento. Le esche avvelenate, individuate in diverse zone della città, sono un serio pericolo non solo per gli animali randagi, ma anche per quelli domestici e per i bambini che giocano in strada. Nelle scorse ore un altro gatto morto è stato ritrovato sempre in strada tra le vie del quartiere Ospizio Marino. Si tratta di uno dei gatti spesso accuditi dai residenti della zona. La segnalazione arriva dall'associazione Area Nuova presieduta da Saverio Di Blasi. Purtroppo a Gela c'è di tutto, c'è gente che purtroppo soffre mentalmente e quindi si permette un lusso di avvelenare gli animali che non danno nessun fastidio, anzi, penso che sia forse qualcosa di ottimo che Dio la natura ci ha donato. Noi vicino a casa abbiamo dei gattini che li curiamo, gli diamo da mangiare, qualcuno l'abbiamo portato pure dal veterinario, però c'è gente che chissà cosa ci passa per il cervello, per la testa e si permette l'uso di avvelenarli. Vedo tanta gente che portano i cani fuori e usano ormai dei guanti che al momento opportuno che l'animale fa il suo bisogno, loro li raccolgono. Io diciamo ormai di questi ne vedo tanti, poi ovviamente c'è sempre qualcuno che se ne frega. Gli animali non si uccidono, anche perché fanno parte del nostro equilibrio mondiale e ambientale, quindi non possiamo permetterci il lusso di uccidere gli animali. È assurdo, veramente. A me non mi è mai capitato io ne ho visto di tutti i tipi animali, perché giro, ma non mi sono mai permesso, anzi, qualche volta ho trovato qualche animale incidentato su strada, l'ho preso, l'ho portato dal veterinario e fortunatamente, tra amicizie e anche alla sensibilità del veterinario, gratuitamente l'abbiamo curato. Quindi c'è animali feriti, incidentati su strada, però erano a bordo della strada, vivi. Abbiamo avuto il problema di portarle dal veterinario e farli curare. L'avvelenamento interessa anche i silenziosi abitanti del fiume Gela. Da anni si riscontra infatti una preoccupante moria dei pesci a causa dell'inquinamento delle acque. Per quanto riguarda la moria di pesce, credo che sia ormai un terrorismo inquinante che dura, di moria di pesce che dura almeno da 60 anni a oggi. Questo terrorismo lo sanno tutti da dove proviene l'inquinamento. Giornalmente questo accade, la moria di pesce. Noi li vediamo giornalmente, ogni tanto tiriamo su e vi diamo informazioni solamente alla stampa, tanto è vero che non vale la pena presentare un esposto alla Procura della Repubblica, perché è una perdita di tempo. L'avvelenamento costituisce il reato anche nel caso in cui l'animale non dovesse morire. Secondo il codice penale, chiunque per crudeltà e senza necessità provoca una lesione a un animale, ovvero lo sottopone a sevizie, comportamenti sbagliati, a fatiche, a lavori insopportabili, è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5 a 30 mila euro. La legge specifica che la stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se da questi fatti deriva la morte.